L'approvazione definitiva dell'autonomia differenziata, la riforma voluta dalla Lega e Spacca Italia secondo le opposizioni, porta con sé strascichi e polemiche. Una vittoria definita importante per la maggioranza che rafforzerà il Paese. L'approvazione del disegno di legge sulla autonomia differenziata porta a termine un percorso fortemente voluto dalla Lega Salvini Premier, ma anche saldamente iscritto nella Carta Costituzionale. La Costituzione, nell'affermare che la Repubblica italiana è una e indivisibile, specifica anche che essa promuove le autonomie locali e attua il più ampio decentramento amministrativo. Suonano quindi strumentali le critiche della sinistra, considerando innanzitutto il fatto che i primi passi su questo percorso, per esempio la riforma del Titolo V o il referendum sull'autonomia, erano stati portati a termine anche da esponenti politici di sinistra e considerando anche il fatto che l'Italia divisa in due di cui si parla è quella che ci è stata consegnata in realtà dalle politiche di austerità ferocemente portate avanti dalla sinistra in cinica obbedienza ai dettati di Bruxelles. Ma la maggioranza dovrà affrontare un nuovo fronte di battaglia extraparlamentare con le principali forze di minoranza ormai compatte nel dar vita ad una raccolta firme per un referendum abrogativo con il PD in testa che ha accusato la Meloni di essersi piegata ai ricatti della Lega contro l'autonomia differenziata comunque anche molti governatori del Sud. Non fratelli, Brandelli d'Italia spacca il paese con l'autonomia differenziata facendo un danno gravissimo al Sud e all'Abruzzo, a sanità, servizi, scuola e tagli di centinaia di milioni di trasferimenti. In cambio il premierato che manomette la Costituzione è contro il Presidente della Repubblica, dà tutti i poteri a Giorgia Meloni che già non li usa per affrontare i problemi del Paese. Hanno detto no alla legge sul salario minimo, no alla legge Schlein per la sanità pubblica, no ai diritti delle donne e dei giovani.